Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Questo video appunto sarà un video di pulizie motivazionali. Per me questo è un lunedì, quindi lunedì è sempre bello carico, insomma, di cose da fare. Qui come vedete ce ne sono abbastanza. E come prima cosa io vado a, come state vedendo, ad aprire le finestre di tutte le stanze, in modo che prima che comunque vado a fare le pulizie, la casa è ben arieggiata. Dopodiché, prima di iniziare insomma le mie pulizie, mi vado a bere un bel bicchierone insomma d'acqua, anche perché io di solito la mattina quando vado ad accompagnare Isa a scuola vado anche a sbrigare delle faccende, quindi torno insomma abbastanza assetata. Come prima cosa, ragazze, che vado a fare, vado a rifare appunto il mio letto della camera, vado a mettere a posto un pochino insomma i pigiami, insomma un po' gli indumenti che trovo in giro alla camera. Batto poi un pochino insomma i cuscini e proseguo appunto al rifacimento del letto. Ecco il letto completato. Quando ho appunto il letto fatto, per me la casa, la camera insomma, è proprio bella pulita e ordinata. Adesso passo appunto a rifare il lettino della cameretta di Isabella, qui insomma l'avevo già fatto, insomma finisco con voi di farlo e metto poi in ordine tutti i suoi pupazzetti.
dopo aver appunto terminato il letto, passo alla pulizia del bagno. Poi scusatemi ragazze, ma praticamente pensavo che stavo registrando, invece no, quindi mi è saltata praticamente la prima clip dove andavo a pulire il lavabo. Comunque lo pulisco poi, come vedrete poi, con gli altri sanitari, con il Mastrolindo bagno e il Mastrolindo con candeggina. Vado, insomma, prima che vado appunto a pulire il lavabo, vado a spruzzare il mio spray con candeggina al WC e poi insomma i detergenti ai vari sanitari, così nel frattempo che vado a pulire, ya, insomma, il detergente va a igienizzare le altre superfici. Qui come vedete vado anche a pulire un po' il non mi viene in mente ragazze, scusate, insomma il cosettino dove ci sono gli spazzolini. Ecco qui il Mastrolindo, vado poi a pulire anche il mio il bidet, insomma, e il water, sempre appunto col Mastrolindo bagno e con una pezzetta in spugna. Ecco, dopodiché passo alla pulizia della vasca, vado sempre a spruzzare il mio Mastrolindo bagno per tutta la superficie della vasca e poi insomma vado ad aiutarmi con la doccetta e vado poi anche, come vedrete successivamente, a pulire la porta del box, insomma la porta vetro. Ecco ragazze, il bagno completato, come vedete il lavabo è lucido, questo Mastrolindo io ve lo stra consiglio, ha un prezzo veramente piccolo ma pulisce molto bene e lascia anche un buon profumo. Proseguiamo dopo ragazze con una bella lavatrice, perché anche se il tempo non era dei migliori, ma ahimè vedete il cesto è bello pieno, perché io il weekend, insomma chi mi segue lo sa, il weekend insomma non dedico tantissimo tempo alle pulizie e alle lavatrici, quindi ovviamente il weekend mi si accumulano un bel po' di panni.
Anzi, ne approfitto per ricordarvi che c'è un video sul mio canale dove vi vado, insomma, a dire come io preparo la casa per il weekend, quindi tutte le pulizie che vado a fare io tra il giovedì e il venerdì, per poi, insomma, stare un pochino più tranquilla il weekend. Oggi, come vedete, appunto vado a fare una bella lavatrice di capi scuri. Ecco ragazze, qui come vedete vado a ripiegare dei panni di una lavatrice fatta qualche giorno fa. Io in realtà, quando il tempo insomma non è granché, li tengo comunque un pochino fuori, a meno che insomma non c'è quella pioggia a vento ovviamente, che si bagnano, e poi la sera li rientro e tutta la notte prendono un pochino di calore insomma di casa. E così poi io la mattina dopo li vado a piegare. Io uso, ragazze, questo metodo, mi trovo molto bene perché mi permette di vedere molto bene cosa c'è all'interno dei cassetti e degli armadi. Poi ragazze, qui come vedete vado a mettere del detersivo per i pavimenti. Sto usando questo Smack Express, mi sta piacendo veramente tanto perché ha veramente un buon profumo e poi vedo che va a sgrassare veramente tanto il pavimento. Io oggi vado a usare la Pulilava, ragazze, che mi facilita veramente il tutto, quindi vado a mettere un pochino di detersivo all'interno del dispenser. Vado poi a mettere un bel po' di insomma un pochino di acqua bella bella calda, e poi la vado a mettere sul mio pannetto appunto della Pulilava. Io, ragazzi, vi straconsiglio la Pulilava per chi magari ha poco tempo, per chi appunto lavora, per chi ha bambini, o per chi semplicemente non vuole insomma dedicare tanto tempo alle pulizie perché vuole fare altro. È veramente una valida alternativa che vi permette innanzitutto di ottimizzare i tempi, perché voi con un solo strumento andate a aspirare e a lavare, e poi, ragazze, vi pulisce veramente veramente molto bene, va a sgrassare. Infatti qui come vedete queste oscillazioni che fa la folletto, vi permette appunto innanzitutto, se c'è qualche macchia, di andarla a togliere, e poi va veramente a sgrassare il pavimento, perché facendo questo movimento va veramente a pulire molto molto bene in profondità. Quindi io ve la straconsiglio, perché è un valido veramente aiuto a chi insomma pulisce.
Ecco ragazze, qui come vedete vado a svuotare la mia lavastoviglie, quindi insomma dopo essermi dedicata alla zona notte, quindi le stanze e il bagno, mi dedico alla zona giorno. Parto insomma dalla cucina, vado a svuotare appunto tutta la mia lavastoviglie. Questa era appunto erano diciamo i piatti della sera precedente. Io la carico sempre appunto la sera, mi faccio il programma eco che mi va a insomma a pulire molto bene insomma, i piatti, lavora a basse temperature e ha un consumo comunque più basso rispetto al solito lavaggio quello rapido. Mi trovo molto bene, le stoviglie sono molto molto ben pulite. Sto anche ragazze facendo delle prove per quanto riguarda il detersivo fai da te per la lavastoviglie. Infatti avevo fatto una prova questa volta perché mi era terminato il detersivo, quindi ho fatto una prova diciamo di un detersivo d'emergenza, quindi veloce. Però adesso insomma ho preso stamattina delle cosettine per fare proprio un detersivo da usare appunto quando ci serve, insomma tutti i giorni lo metterò poi in un dispenser. Ovviamente ragazze lo proverò prima io, se mi soddisfa poi ovviamente ve ne parlerò e vi dirò anche. Dopo appunto averla svuotata la vado nuovamente a riempire con le tazze della colazione, insomma con dei piattini, le posate, insomma tutto ciò che abbiamo usato per la colazione, in modo che mi vado a svuotare tutto il lavello ed è molto molto meglio, perché veramente anche questo, come fare il letto, svuotare il lavandino, comunque dà una sensazione di casa molto più pulita. Alcune cose poi che non vanno appunto in lavastoviglie, lavo a mano, come appunto il biberon di Isabella, la macchinetta del caffè che ragazze io lavo rigorosamente senza detersivo, mi raccomando fate anche voi così perché così non perde appunto l'aroma del caffè. Infatti come vedete non vado a usare sì la spugnetta ma non c'è detersivo all'interno. Dopodiché passo allo stendino, mi vado a stendere tutti i miei appunto panni che abbiamo lavato insieme prima alla lavatrice, insomma i capi scuri, quindi vado a stendere tutti allo stendino, poi vedo se non piove a vento oggi, li vado a mettere fuori o altrimenti raramente, ma purtroppo a volte raramente succede, li lascio dentro casa vicino all'ingresso, vicino al termosifone.
dopo aver appunto terminato di stendere i panni, passo a spolverare la mia parete attrezzata. Lo faccio con l'emulsio mangiapolvere, che mi piace molto, e questo pannetto, ragazze, che è un pannetto cattura polvere, quindi già il pannetto è elettrostatico, poi aggiungendo anche l'emulsio, che anch'esso è elettrostatico, veramente sono dei validi prodotti. Vado insomma a pulire tutto, quindi la mia televisione, tutto il piano, e devo dire la verità, ragazze, facendo così, quindi con un panno elettrostatico e l'emulsio, io ragazze vado a spolverare così facendo ogni 3 giorni. Quindi io vi straconsiglio questo metodo perché vi permette di non andare a spolverare tutti i giorni. Io ragazze lo facevo tutti i giorni, vabbè, qui in sala lo faccio ancora tuttora tutti i giorni, perché è un ambiente molto molto vissuto, dove le bambine ci mangiano, quindi comunque mi si sporca. Però io parlo proprio di polvere, io la polvere nelle camere la vado a passare ogni 3 giorni, la vado a fare ogni 3 giorni. Considerate che comunque io ho una casa che comunque insomma è esposta tantissimo al sole, quindi si va a impolverare molto, quindi se per me veramente vale 3 giorni, è approvato veramente per tutti. Ok ragazzi, quindi dopo aver spolverato passo la mia tubilava anche qui nella zona giorno, l'ho appena passata insomma la cucina, quindi vado a passarla anche dove c'è il tappeto l'ho tolto, l'ho ben brullato e l'ho lasciato fuori a prendere un bel po' di aria, come qui vedete. Ho spostato anche il tavolino, che era una bella bella lavatina, perché il weekend ragazzi ovviamente si rilassa un po', si mangia magari qualcosa di divano, quindi insomma quella zona è bene, bisogna farla insomma ben bene. Vado quindi a passarla per tutto l'uso insomma la mia zona. Dopo aver terminato le mie pulizie, come sempre ragazze, io vado a lavare le mie mani sotto acqua corrente in modo che qualsiasi detersivo vada via, e poi vado ad utilizzare una buona crema idratante nutriente per le mani, perché comunque come noi sappiamo i detersivi vanno comunque a corrodere un pochino la nostra pelle, quindi bisogna andarla a reidratare e a nutrirla molto bene. Sto usando, eccola qui, la crema della Caloderma, mi sta piacendo veramente molto, ce l'ho già da un bel po', la sto testando e mi piace tanto. Io poi ho la pelle particolarmente secca, la metto insomma in maniera abbondante e vado a passarla su tutte le mie mani. Adesso vi faccio vedere, ecco, tutta la mia zona giorno, insomma tutta la casa bella pulita e ordinata. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un grosso bacio e al prossimo video, ciao!